Mi chiamo Angelico Lantonio e ho 75 anni. Ho sempre abitato a Salerno, da quando ero piccolo, con mia madre e mio fratello. A 8 anni lavoravo già nella sartoria di mia madre. Poi lei è andata in pensione e io ho preso il suo posto. Non sono mai andato via da Salerno. Conosco tutti e tutti mi conoscono. Mi chiamano Ninella. Quando si parla di storia, il contrario di dimenticare non è ricordare. Il contrario è giustizia. Buona trovata, terrestri, e benvenuti in questo altro quando. Esistono ricordi rimossi e anche fumetti assenti dagli scaffali per troppo tempo. Ma a volte ritornano. Tornano i fumetti e il ricordo dei fatti storici di cui parlano. Torna sugli scaffali delle librerie grazie alle edizioni Oblomov in Italia sono tutti maschi, di Luca De Santis e Sara Colaone, per il decennale della sua prima pubblicazione avvenuta nel 2008 per Kappa Edizioni. Vincitore del premio Micheluzzi nel 2009, tradotto praticamente in tutta Europa, ma rimasto a lungo di difficile reperibilità nel nostro paese, un vuoto che oggi viene finalmente colmato dalla nuova edizione. Una ristampa necessaria. L'Italia ha bisogno di leggere o rileggere questo fumetto, premiato a suo tempo per la prosa asciutta di Luca De Santis, capace di descrivere miserie e speranze senza scadere mai nella retorica spicciola, e per i disegni di Sara Colaone, in grado di evocare gli anni del fascismo per mezzo di una grafica sintetica ma espressiva che usa di raggi giallastri che richiamano le suggestioni delle foto d'epoca. Un fumetto necessario, dal momento che tutto, per esistere davvero, ha bisogno di visibilità. Cose, persone, concetti, senza la testimonianza costante della parola, senza una presenza adeguata, svaniscono come un anello di fumo e altrettanto presto svanisce il loro ricordo. Diciamolo, quanto siamo informati sul dramma delle persone omosessuali al confino durante il ventennio fascista. Anche dopo la guerra, perché se ne cominciasse a parlare e per dargli importanza, ce ne sarebbe voluto del bello e del buono. Purtroppo, anche il silenzio in certi libri di storia e in una narrazione politica e dei media in generale sembra essere una norma metabolizzata tanto a destra che a sinistra, come se certi episodi, certe tragedie, avessero un'importanza minore, sbiadita rispetto ad altre. E in questo sta il principale valore di In Italia sono tutti maschi, nell'interrompere, nell'ambito del media fumetto, un silenzio ostinato e solo occasionalmente rotto dall'iniziativa di singoli artisti. Degli omosessuali al confino durante il ventennio fascista si cominciò a parlare sporadicamente solo alla fine degli anni 60. Uno dei primi a rompere il silenzio sull'argomento fu lo scrittore Piero Chiara nel suo romanzo intitolato Il Balordo, pubblicato nel 1967 e portato sullo schermo televisivo nel 1978 da uno sceneggiato oggi dimenticato con l'attore Tino Guazzelli. Altra testimonianza importante si deve al celebre film di Ettore Scola Una giornata particolare, uscito nel 1977. Altra voce nel deserto per una vicenda politica e una vergogna storica spazzata sotto il tappeto per decenni. Perché le ragioni non mancano e sono tutte infami. La repressione contro gli omosessuali italiani durante gli anni del fascismo aveva una valenza soprattutto politica e sia pure ammantata di una presunta lotta per il decoro, non aveva niente a che vedere con i veri reati penali. Il codice Rocco, che il fascismo promulgò nel 1933, non considerava le pratiche omosessuali tra adulti consenzienti una figura di reato, ma una norma al riguardo, in verità, il giurista Alfredo Rocco l'aveva inserita in bozza, l'articolo 528, che prevedeva la colpa di relazione omosessuale.
Fu lo stesso Mussolini a dire: noi non abbiamo bisogno di questa legge, in Italia sono tutti maschi. Le stesse leggi fasciste, pertanto, a differenza di quelle tedesche, non fornivano un appiglio legale alla persecuzione dell'omosessualità. In Italia la persecuzione seppe essere perversamente discreta e la parola d'ordine era nascondere. Durante gli anni 30 un gran numero di persone fu arrestato, incarcerato, schedato anche solo per sospetta pederastia. L'espediente adottato per aggirare il vuoto giuridico dettato dalla negazione retorica del duce fu quello della generica offesa al pudore. A questo proposito sorsero delle vere e proprie squadre di vigilanti che pedinavano persone in odore di omosessualità al fine di incastrarle. Il confino era un provvedimento che poteva essere imposto dall'autorità di polizia senza necessità di processo regolare e quindi neppure di relativa condanna. Così, oltre 300 omosessuali italiani furono condannati al domicilio coatto. La meta erano le isole di Ventotene, Favignana, Ustica, San Domino alle Tremiti, vicino l'isola di San Nicola, dove erano confinati gli oppositori politici. Gli omosessuali, anche quando non si trattava di dichiarati oppositori, rappresentavano comunque una realtà politicamente inaccettabile per l'immagine dell'Italia fascista. Oggi San Domino è riconosciuta come una meta turistica e nota per il suo paesaggio idilliaco, ma negli anni 30 era completamente disabitata e l'inverno laggiù era grigio e freddissimo. Il regime fascista individuò in queste isole i luoghi perfetti per il confino e San Domino risultò particolarmente indicata per gli omosessuali, quelle creature che secondo Mussolini in Italia non esistevano e avrebbero avuto su quei pochi chilometri di terra dimenticati dal mondo il giusto angolo di nulla in cui essere relegati. A San Domino non c'erano case private, i confinati trascorrevano le giornate chiusi in grandi camerate senza servizi igienici e sotto il controllo costante di carabinieri. La notte gli stanzoni erano chiusi a chiave. Neppure la fine della guerra e l'avvento della Repubblica avrebbe posto rimedio a questa programmatica opera di cancellazione, in quanto nessuno degli omosessuali mandati al confino dal regime fascista fu mai riabilitato e la loro vicenda sepolta nel silenzio. Se il ventennio fascista era giunto a termine, l'omofobia italiana sbocciava, pronta a mettere radici nei nuovi partiti politici. Gli omosessuali restavano comunque vittime troppo poco presentabili perché se ne potesse parlare apertamente nei libri di storia. Per realizzare In Italia sono tutti maschi, Luca De Santis e Sara Colaone hanno attinto, tra le altre fonti, all'archivio, lo trovate online, del giornalista e storico LGBT Giovanni Dall'Orto e dalla testimonianza di Giuseppe B., sarto che i conoscenti in gioventù chiamavano Peppinella. Una storia, quella di Giuseppe, che oggi ci arriva sotto forma di fumetto affidata al suo alter ego, Antonio Angelicola, detto Ninella. Una vicenda di repressione, di diritti negati e di soggiorno nel carcere a cielo aperto di San Domino, nell'arcipelago delle Tremiti. Confino che ebbe termine nel 1940, con l'inizio della guerra, ma solo per dare il via a un nuovo calvario, con un ritorno a casa aggravato da un marchio di infamia e danni di arresti domiciliari. Non sono presenti segni di sifilide e sifiloma all'ano, ma dalla conformazione di quest'ultimo posso asserire che Angelico L'Antonio è dedito alla pederastia passiva. Ritengo pertanto indispensabile, nell'interesse del buon costume e della sanità della razza, intervenire con provvedimenti più energici, perché il dilagare della piaga della pederastia venga aggredito e cauterizzato nei suoi focolai. A ciò soccorra, nel silenzio della legge, il provvedimento di confino di polizia presso l'isola di San Domino Tremiti, sotto la prefettura del comune di Foggia, da adottarsi nei confronti dei più ostinati, fra cui segnalo l'individuo Antonio Angelicola. Nel silenzio della legge. E abbiamo detto tutto. In Italia sono tutti maschi, il ponte tra passato e presente è rappresentato mediante due piani narrativi.
Il giovane giornalista Rocco, che vuole realizzare un documentario sull'esperienza vissuta ad Antonio al Confino, è simbolo di un punto di vista attuale che guarda alla storia trascorsa con interesse, ma che non si è ancora del tutto liberato dalle catene dell'imbarazzo e del pregiudizio. Il suo rapporto con Antonio, ormai vecchio e stanco, riluttante testimone di quei giorni tragici, assume le atmosfere del viaggio iniziatico e di un incontro tra quelle che si rivelano essere due anime speculari. Quel tragitto in auto che dovrebbe portare giornalisti e intervistato ancora una volta sul suolo di San Domino è più volte interrotto, così come il racconto retrospettivo per sottolineare le difficoltà culturali ad assimilare informazioni scomode e a far proprie certe emozioni, perché si fatica ad accettarle, le si ritiene strane, come se non fossimo tutti esseri umani. Un aspetto interessante nella vicenda del Confino di San Domino è anche quella storicamente più delicata. Quante volte ci capita di sentir cantilenare che Mussolini ha fatto anche delle cose buone? In realtà, di buono Mussolini non ha fatto proprio un cazzo. Quello che si può dire è che ci sono stati uomini e donne che hanno saputo essere grandi e liberi a dispetto delle politiche fasciste. In modo paradossale, pian piano, l'isola di San Domino si trasformò per certi versi in una realtà dall'anima quasi sperimentale dal punto di vista dei costumi, dove forse potremmo riconoscere le prime timide tracce di una comunità gay. Io vengo da Salerno. Voi di dove siete? E secondo te di dove? Qui quasi tutte catanesi siamo. C'è qualcuno dalle tue parti, qualche pugliese, fino anche un paio del nord. Siamo in tanti in questo periodo 48, contando solo noi a Rose qui su San Domino. A Rusi, i politici, quelle vere, sono sull'isola di fronte, a San Nicola. E noi siamo un po' meno politici degli altri. Sull'isola, racconta uno dei testimoni, potevi finalmente essere frocio alla luce del sole, non nasconderti, tranne, in teoria, per una sola cosa che fanno i froci, cioè andare con un altro maschio. O non potresti, perché poi il modo si trovava, e gli stessi guardiani a volte finivano con l'esserne coinvolti. Può fare piacere pensare che il movimento per i diritti omosessuali abbia trovato i primi semi anche in queste forme di sopravvivenza alla repressione. Sull'isola di San Domino certe esuberanze si liberavano dei vincoli che a casa gli impedivano di manifestarsi. Erano uomini già coperti di disprezzo, allontanati dalle famiglie e messi in mezzo a persone come loro, che per la prima volta non avevano nessun motivo per giudicarli. Non per l'orientamento sessuale, almeno. Col tempo i confinati iniziavano a svolgere dei lavoretti e a interagire con i pochissimi autoctoni, realizzando una sorta di piccola integrazione. Nascevano amicizie, nascevano amori, si realizzavano persino delle gelosie furiose, che a volte finivano anche a coltellate. Altri vivevano di ricordi e scrivevano lettere intense. Anche questo, un modo per resistere, per restare vivi. Perché, come dice Antonio, il protagonista, senza la speranza, la morte è in tutte le cose. Caro Franco, perdonami se ti ho scritto questa lettera, ma il mio cuore in tal modo mi comanda. Il giorno che mi dissero che l'ufficiale della Gioventù Littoria aveva simpatia per te, io ho compreso tutti i tuoi turbamenti. I baci e gli abbracci che mi hai negato, ho capito che non ero più il tuo amore e che qualcun altro aveva preso il mio posto. Caro Franco, quel giorno in cui in piazza mi bastonarono gli avanguardisti, il tuo nuovo amore, eppure mio padre tra quelli, non sentii nessun dolore, giacché niente reggeva il confronto di non poter più abbracciarti. Ricordo quando ti baciavo sulla tua bocca esangue, e tu pure mi restituivi i tuoi baci. Questo è l'esilio più duro per me, quello dei tuoi baci. Ho visto che la notte che mi hanno portato via sei passato in bicicletta sotto la mia finestra. È quello il ricordo che mi fa compagnia in questo luogo alla fine del mondo. Tu che piangevi in silenzio sotto la mia finestra. Saluti infiniti e baci tanti, per sempre tuo, Attilio.
Quello era pur sempre il confino, non era un paradiso. Le condizioni igieniche erano precarie, circolava la tubercolosi e curarsi era difficilissimo. La gente si ammalava, soffriva e moriva, come in tutte le forme di carcerazione, in cui, per quanto si fosse tenuti a lavorare, si pativa la fame e non mancavano certo strumenti repressivi. Per questo fa incazzare scovare oggi sotto certi articoli online che parlano dei confinati alle Tremiti commenti di idioti che scrivono «Li torturavano con la pizzica». La pizzica dovrebbero darla a loro. Sì, nel culo. Siamo disperati, brigadier. E quando si è disperati, ci si può prendere il lusso di essere quello che si vuole. Pure cattivi. Questa cortina di silenzio su una pagina buia di storia, ignorata a lungo, si è andata pian piano dissolvendo, anche se ancora oggi a volte è minimizzata. È un po' come per la manifestazione del Pride che disturba i ben pensanti. Eppure, quando il silenzio è assordante, come nel caso di certi capitoli di storia, non c'è da sorprendersi che per essere uditi o anche solo per esistere si debba urlare. Zero Calcare, pur parlando d'altro nel suo La città del decoro, fa dire a un personaggio: «Io sono amico di alcuni così, che per primi schifano gli altri. Loro sono bravi, se ne stanno nascosti nelle foglie, come le tartarughe ninja, non come questi, che si fanno vedere e fanno cose folcloristiche». Alla fine del viaggio, il documentario di Rocco su Ninella potrebbe anche non essere veramente prodotto, ma quel che importa è che ci viene suggerito da In Italia sono tutti maschi e che la comprensione debba avvenire a livello delle viscere più che del cervello. Solo in questo modo si può arrivare veramente a capire cosa significa essere uomini e che la semplice etichetta di maschi fieramente consacrata da Mussolini e ancora così cara ad alcuni individui, di per sé non indica nulla di cui andare realmente fieri. Lasciate un like se il video vi è piaciuto o un dislike nel caso contrario. Tanto per YouTube non fa nessuna differenza, ma difendete sempre i vostri sogni. Noi ci vediamo in un altro quarto.